Oggi ne approfitto a farvi vedere la seconda parte di video relativa alla costruzione della stalla e vi farò vedere in particolar modo alcuni aspetti costruttivi. Siccome le bovine che verranno in questa stalla avranno le corna, si è dovuto utilizzare un tipo di cattura che non si vede più, veniva usato qualche anno fa, ma vedete che comunque ha il sistema antistrangolo. Gli animali si possono infilare con le corna all'interno senza determinare il rischio di impigliarsi all'interno della cattura. L'altra particolarità è legata al pavimento. Vedete, questo è un pavimento antiscivolo con questi rombi fatti con una maschera apposta con un dimo in corso di costruzione. Quindi quando il cemento si sta per asciugare vengono impressi a peso, a forza, e qui vedete appunto che queste righe non sono consecutive, proprio legato appunto alla sovrapposizione dei due stampi. L'altro aspetto interessante dell'azienda è come manchi appunto la sala d'attesa, che è rappresentata da questo spazio, con l'ingresso all'interno della sala di mungitura. Questo consente di ridurre la quantità di acqua di lavaggio per il lavaggio della sala di attesa. Ora andremo a vedere lo spazio legato alla lettiera. I calcoli dello spazio per la lettiera sono stati fatti in funzione dell'eventuale necessità di convertirla un domani in stalla a cuccette. Oggi la vedete senza lettiere, tra qualche giorno arriverà il materiale di lettiera e sarà mia cura fare il video del posizionamento del materiale di lettiera. Voi vedete che questa stalla ha delle aperture sui lati, da qui gli animali possono uscire, andare al pascolo, e andiamo a vedere adesso il punto dove possono accedere all'esterno. Chiaramente questo gradino è un gradino che con la lettiera non si vedrà. All'esterno è stata fatta quest'area cementata proprio perché verranno posizionati gli autoalimentatori sotto lo sporto di gronda della stalla e tramite queste cancellature gli animali poi possono accedere al pascolo. In modo particolare il pascolo verrà gestito con un pascolo a rotazione, infatti vedete come con i fili elettrici si possono delimitare delle aree di pascolo per gli animali. Molto interessante è la soluzione di porre questi box a lettiera, molto comodi per l'accesso dall'esterno, in cui verrà la sala parto e in cui sarà presente il box del toro. Infatti il box del toro è antistante al corridoio di uscita dalla sala di mungitura che andremo a vedere adesso, in modo tale che le vacche in calore verranno prontamente riconosciute dal toro e separate nell'apposito box tramite un piccolo cancello. All'uscita poi dalla sala di mungitura le vacche accederanno alla lettiera o eventualmente a un percorso preferenziale che le porterà nella corsia di alimentazione. Questa stalla vedete che dal punto di vista di luminosità prevede ampie aperture sui lati e un cupolino centrale appunto con lucernario, e per il controllo del clima anche all'interno dell'allevamento sono state previste la ventilazione con gli elicotteri. Le fenestrature all'interno della sala di mungitura consentiranno anche un certo ricambio d'aria. Molto interessante è anche l'aspetto della presenza al piano superiore di quelli che potrebbero essere gli uffici o le sale riunioni dai quali si può vedere l'intera stalla. La sala di mungitura a buca, spina di pesce, di ultima generazione, non ha ancora le scalette, è in fase di ultimazione. L'abbeveratoio che è stato scelto in questa stalla è un abbeveratoio ribaltabile per consentire la rapida pulizia delle vasche. Vedete come la presenza dei cancelli consentiranno di dividere la lettiera in box a seconda delle necessità delle categorie degli animali. Lo sguardo d'insieme di visione dall'interno della stalla, vedete appunto questa coibentatura in legno, una stalla molto molto armonica con il paesaggio intorno ricco di prati verdi. Vi farò vedere la stalla ultimata, per il momento è tutto, saluti, ciao!